io mi chiamo Shadia, che sono venuta qua da 20 anni, 21 anni. Il diverso è che noi siamo musulmani, c'è il velo, c'è un altro modo di vestire. Quando sono andata al mercato così, qualche persona mi ha detto vai via, vai alla tua paese. Brava. Ma loro, è giusto. Questa per non colpa è vostra, colpa loro, no, colpa la televisione, colpa tutti i programmi, perché sempre tutti i programmi hanno detto che i musulmani c'è una cosa brutta. La mia terra la manca sempre, però la mia vita è qua. Questa è la nostra vita, sia in Italia sia in un altro mondo. Importante, la nostra cultura non finisce sempre così. Se io non voglio mia figlia fare una cosa, se io in Egitto, se in Italia, allora uguale, non è cambia. Cos'è che dice? Ma no, mamma! Ah sì, sempre così! Sempre, ma no, non voglio questa, no! Tu sei tanti anni fa, mamma mia, siamo in Italia, siamo... è così! Lei fa l'amicizia con tutte le persone, sia maschi che femmine, perché tutti sono amici, non è una cosa speciale. L'importante sono questa. Perché la nostra cultura non posso fare una cosa sopra l'amicizia. Hafla Saida! Hafla Saida l'ukol! Lei vesti il normale, ma allora non posso mettere una... pantaloncino troppo corti, una gonna troppo corti. Si mette può mettere questo, ma allora non è tutti i giorni così, no? Quando c'è una festa, un matrimonio, una cosa speciale, una festa speciale. Il velo è la scelta. Una scelta. Il velo per adesso, per lei adesso è la scelta. Non è obbligatorio che devi mettere, ma il nostro giorno devi mettere questo, ma c'è una possibilità per capire perché mettere, quando mettere, così. C'è la scelta lunga, non è un tempo lungo per mettere questo. Quindi cosa deve avere suo marito per essere... Allora, finora è... lui mi rispetta, parla bene con i miei figli, carattere tranquillo e deve fare i soldi. Okay. Ma non solo nostri uomini, anche i miei. Scusa, tutti uomini bisogna fare uomini. Soldi, scusa. E invece una donna buona cosa deve essere? E cosa deve fare? Bisogna rispetti. Fai la donna giusta. Basta. Perché se tu sposa questo uomo, bisogna bisogna fare, lascia lui felice, tranquillo. Se lui è tranquillo, allora tutti a casa tranquilli, felice. Basta. E a te ti è mai capitato di non essere tranquilla? Ma la vita è così. Sempre.